Ho lavorato prima come cameriera, poi come barista, ho fatto una vita abbastanza da schiava, sempre a lavorare in nero, senza nessuna assicurazione e soprattutto spendendo assolutamente tutto ciò che guadagnavo. Che tutti i soldi che tu prendevi ti finivano nell'alloggio, che è il problema più grande di Londra. Quindi la speculazione, il fatto che ci siano un sacco di agenzie straniere che ti cercano di rubare i soldi, quindi tu spesso sei costretto a fare degli straordinari perché sei povero e hai bisogno di soldi. Per ottenere il permesso a lavorare tu devi aspettare un mese per aspettare un codice che ti danno teoricamente soltanto se hai una casa, che non ti danno se non hai un lavoro, quindi è un circolo vizioso. Lavoro in nero per personaggi parecchio ambigui, uno dei quali ad esempio appunto mi ha fatto una proposta sessuale e ho scoperto che le ha fatte a parecchie altre ragazze che lavoravano con me. Verso l'italiano in generale no, più che altro presa in giro, l'italiano medio è considerato comunque il fannullone che pensa a mangiare e a dormire, però in generale verso tutti gli stranieri che sono lì sono trattati di seconda mano, sono merce di seconda mano che servono soltanto appunto per servire il cliente e lavorare 10-12 ore al giorno, che era l'orario tipo. Io me ne sono andata poco prima che facessero le elezioni e già in quel periodo secondo me c'era molto più clima razzista, più clima anti-immigrato, perché quello che voleva fare comunque appunto era chiudere. È vero, ci sono tanti immigrati a Londra, c'è una percentuale altissima di francesi, di spagnoli, poi io ad esempio vivevo in una zona dove era una colonia totalmente di africani, quindi vedi più stranieri quasi che inglesi. Però io non ho vissuto sinceramente la tematica politica, non l'ho sentita sulla mia pelle granché niente. Secondo me c'è una buona possibilità che l'Inghilterra e la Gran Bretagna esca dall'Unione Europea per il semplice fatto, intanto loro non hanno nella concezione di essere nell'Unione Europea ma di essere uno stato a parte, anche solo il fatto che appunto il curriculum non lo vogliono del formato europeo ma lo vogliono nel formato inglese, perché si sentono un po' questa loro unicità. Io penso che potrebbe veramente uscire dall'Unione Europea. È un'esperienza che consiglierei a tanti perché fa imparare comunque a capire quali sono le tante realtà che puoi incontrare. Sicuramente io consiglierei un'altra parte dell'Inghilterra, solo per la qualità della vita.